tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Martina e oggi sono qui per fare la wrap up di maggio e la DBR di giugno. A maggio pensavo di leggere pochissimo, veramente poco. Infatti, se avete visto il mio scorso video, la mia DBR era composta da due fumetti e un libro. Di questi DBR in realtà ho seguito soltanto i due fumetti perché ci tenevo veramente tanto a leggerli. E il libro, visto che ci tengo tantissimo a leggermi, concentrarmi su quella lettura, ho deciso di metterla da parte per quando avrò finito almeno il periodo degli esami, in modo da potermi concentrare al meglio, e mi sono appunto dedicata a letture brevi. Direi quindi di partire subito con i due fumetti, che sono state le prime due letture che ho fatto, entrambi di Didat Noé, e di entrambi uscirà una recensione sul mio canale durante il mese di giugno. Mi sono piaciuti entrambi tantissimo e direi che ve li mostro. Il primo fumetto è stato Sulla collina, edito da Tunue per la collana Tipi Tondi. Mi è piaciuto veramente tantissimo, sia per quella che è stata la storia, ma anche per a livello grafico. Ho trovato questa graphic novel veramente straordinaria e meravigliosa. L'ho praticamente divorato, l'ho letto in meno di mezz'ora e ve la consiglio tantissimo se non l'avete ancora letta. È una storia veramente interessante, affascinante, è una storia che parla di amicizia, misteri, è veramente molto bella e molto valida, secondo me è un'ottima lettura per rilassarsi, ma anche per ricordare un pochino della propria infanzia, diciamo così. La seconda graphic novel invece mi ha commosso tantissimo, è entrata a far parte dei miei libri preferiti. Io non ho un libro preferito, ne ho una serie che in realtà spesso non mi ricordo neanche tutti, quindi se siete interessati trovate giù nell'info box il mio account su Goodreads, in cui ho proprio tutto uno scaffale dedicato ai miei libri preferiti, e questo c'è assolutamente entrato. Sto parlando della graphic novel Rughe di Paco Roca, di cui ormai voglio leggere tutto, cioè devo recuperare qualsiasi cosa che ha scritto quest'uomo, perché Rughe mi ha veramente lasciato senza parole, sia anche qui a livello grafico, nonostante siano molto diverse le tavole rispetto a quelle di Sulla collina, mi hanno veramente coinvolto tantissimo in quella che era la storia, oltre quella che è la potenza e la forza della storia che Paco Roca racconta. È una storia assolutamente commovente, che non ti lascia via di scampo. Quando l'ho finito ero un disastro, cioè ero un fiume in piena. Veramente bellissima, bellissima. Il primo libro che ho letto invece durante il mese di maggio, anche questo è entrato a far parte dei miei libri preferiti perché mi è piaciuto veramente tantissimo, e anche di questo libro uscirà una recensione sul mio canale questo mese, perché ci tenevo tantissimo a parlarne più approfonditamente rispetto a un semplice wrap up, per non fare durare questo video mezz'ora parlando soltanto di questo libro. Ma di che libro sto parlando? Sto parlando di Le Braci. Le Braci, edito dalla Delphi, io l'ho trovato all'usato dal libraccio e non potevo lasciarlo lì assolutamente, perché sono anni che voglio leggere questo libro e quando l'ho visto l'ho preso e subito il giorno dopo ho iniziato a leggerlo. Le Braci racconta di una storia anche qui di un'amicizia, un'amicizia molto complicata tra due uomini molto diversi e molto simili allo stesso tempo. Due uomini che hanno costruito il loro rapporto su una fiducia che poi è stata spezzata, e per tutto il corso del libro noi non sapremo che cosa ha rovinato e incrinato quel rapporto così bello che avevano creato. È una storia che mi ha lasciato senza parole. Per lo stile di scrittura sono rimasta veramente affascinata, non riuscivo a staccarmi veramente. È un libro corto, ma perché conta meno di 200 pagine, ma è così profondo, così bello, che non vorresti finisse mai. Veramente io l'ho amato tantissimo e non mi dilungo perché ho già registrato il video in cui ve ne parlo, quindi tutto quello che dovevo dire lo dirò in quel video, che sarà appunto caricato sul mio canale, e non lo so, cioè non posso fare a meno di amare questo libro. E non voglio neanche dirvi troppo di quanto riguarda la trama, perché secondo me quello che c'è di bello in questo libro è proprio scoprire man mano quello che sta succedendo, quello che succederà e quello che è successo in passato. Il tutto attraverso il dialogo tra questi due amici che si ritrovano ormai anziani a parlare di quella che è stata la loro giovinezza e a ricordare quello che è successo tra di loro, ma soprattutto a discutere sulla vita che hanno vissuto separatamente. È un libro meraviglioso, leggetelo.
I libri che ho letto a maggio, anche questi sono stati scelti per il numero di pagine. Entrambi ce li ho da tantissimo tempo, uno più di un altro, e il primo è stato Sonno di Murakami Haruki, che ho comprato a febbraio in un mercatino dell'usato quando sono stata a Genova, illustrato da Cat Mansinking, credo si pronunci così, non ne sono sicura. Di sicuro non si pronuncia così. È un libro che conta tipo 70 pagine ed è pure illustrato e scritto molto molto grande, quindi l'ho letto praticamente in mezz'ora. Cioè, per modo di dire, l'ho letto veramente in poco poco tempo. Le illustrazioni, ecco, ne stavo cercando una, sono veramente bellissime, forse sono la cosa che mi è piaciuta di più di questo libro. Non che la storia non sia bella, la storia è molto bella. Ho trovato il libro molto coinvolgente dal punto di vista della scrittura, in questo continuo lento scorrere della trama che ti portano a questo finale che è inaspettato, che non comprendi. È un libro molto onirico. Che racconta la mancanza di sonno. Per me è stato uno di quei libri che, per quanto mi sia piaciuto, mi hanno lasciato quasi infastidita dal non essere riuscita ad arrivare alla conclusione che speravo. Mi è piaciuto veramente. E devo dire che questa cosa ha reso il libro, dal mio punto di vista, ancora più piacevole e ancora più bella nella lettura. Come vi dicevo, la scrittura di Haruki mi è piaciuta veramente molto, proprio per questo suo lento discorrere descrittivo. Soprattutto l'inizio mi ha coinvolto tantissimo. Poi vabbè, mi sono abituata allo stile di scrittura, ma le prime tipo 50 pagine non riuscivo proprio a staccare lo sguardo, la lettura, e è proprio, mi ha colpito tantissimo proprio il suo stile di scrittura. È il primo libro che leggo di questo autore, nonostante abbia scritto molti testi più famosi di questo. Però ecco, è stata un'opportunità che appunto ha usato, che non potevo farmi sfuggire, e soprattutto sono molto contenta di averlo recuperato anche per proprio le illustrazioni. Adesso se riesco vi trovo la mia preferita, che è tra le prime, ma non la becco mai quando la devo far vedere a qualcuno. E sono veramente bellissimi su questi toni del blu, grigio, bianco. Li trovo veramente, eccola, è proprio la prima. Li trovo veramente strepitosi, sono, dal mio punto di vista, veramente meravigliose queste illustrazioni. L'ultimo libro che ho letto a maggio è stato anche questo una sorta di recupero. Ho questo libro ormai da veramente tantissimo tempo, credo di averlo recuperato da mio papà 2 anni fa circa, e da lui l'ha letto alle superiori, quindi ha tanti anni, e sto parlando del Deserto di Tartari di Dino Buzzati, in questa edizione Oscar Mondadori molto vecchia. Io però adoro i libri e devo dire che sono rimasta molto sorpresa da questa storia. Avevo paura all'inizio che non mi piacesse, perché si tratta di una storia, diciamo, ambientata che si svolge nell'ambito militare, e in più ci sono tantissimi significati allegorici, ci sono molti elementi che sembrano quasi irreali, fantastici, nulla di magico, surreale, ma ci sono tantissimi elementi appunto che diventano vere e proprie allegorie, cosa che forse è stata la cosa che mi è piaciuta in realtà di più del libro, nonostante era quello che mi spaventava di più. Il Deserto dei Tartari racconta di un uomo che viene inviato alla fortezza. La fortezza sta praticamente a proteggere il confine a nord di questo stato immaginario, di questa città immaginaria, e però la minaccia che dovrebbe arrivare, ovvero i tartari, non si presenta mai. Tutte le persone che fanno parte della fortezza ormai sono state dimenticate dal mondo, la fortezza stessa non è più ricordata, e quando lui viene inviato cerca in ogni modo di andarsene. In realtà col tempo diventerà quasi parte lui stesso della fortezza, la routine, la quotidianità diventeranno parte di lui, e quando tornerà a casa per la sua famiglia non riuscirà ad ambientarsi e si ritroverà distaccato da tutti i suoi affetti, da sua madre, da quella che era la donna che voleva sposare, da tutte le persone che aveva amato. Non prova più quello che provava prima, o meglio, lui non è più l'uomo che era prima. La fortezza l'ha cambiato inesorabilmente, così come ha cambiato tutte le altre persone che ne hanno fatto parte. Così lui passerà tutta la sua vita alla fortezza aspettando questo magico e incredibile arrivo dei tartari, sognando una vendetta, sognando di dare onore al suo nome e essere ricordato per qualcosa di importante, fino a che arriva il finale, finale che mi ha lasciato veramente molto con l'amaro in bocca, e allo stesso tempo mi ha fatto capire tante cose. Proprio tutti quei significati allegorici che porta il Dino Buzzati all'interno del suo libro
diventano realmente importanti e si capiscono pienamente tutti quando si arriva al finale. Il libro l'ho trovato molto piacevole, la scrittura mi è piaciuta molto perché è stata capace di rendere la storia irreale, e allo stesso tempo tutti quegli elementi che sostengono la storia del protagonista e di tutte le altre persone che compongono questo luogo, che è al limite tra la realtà e l'immaginario, risultano come se stessero svanendo da un momento all'altro. Non lo so, è stata una mia percezione mentre leggevo, era come se tutti i personaggi da un momento all'altro sarebbero scomparsi nel nulla. Ed è una cosa che mi ha colpito tantissimo, e non lo so se è una cosa che ho notato solo io, se l'avete mai letto fatemelo sapere. Io ve lo consiglio se vi piace questo tipo di genere letterario, ma anche se volete leggere un libro di Buzzati, un altro libro che voglio leggere di questo autore da tantissimo tempo, ne ho sentito parlare molto bene, è Un amore, anche questo edito, anche quello edito da Mondadori, e devo dire che come primo approccio a questo autore sono rimasta molto colpita e molto contenta di come si è riuscito a coinvolgermi in una storia che pensavo non sarebbe riuscita a coinvolgermi, soprattutto perché, come credo si sia capito, la storia è un'attesa, non succede mai nulla di veramente rilevante, non ci sono mai veri colpi di scena e tutta questa costruzione fatta sull'ansia, sull'attesa che avvenga qualcosa, porta a un finale che vi lascerà veramente veramente con l'amaro in bocca, non vi posso dire nient'altro. Quindi questi erano i 5 libri che ho letto durante il mese di maggio e ora direi di passare a quella che sarà la mia TBR per giugno. Quindi passando alla TBR, come sempre le mie TBR sono totalmente indicative, sono una serie di libri che io mi interesserebbe leggere quel mese, ma non è detto che nel corso delle mie letture cambi idea o entrino in gioco altri libri, anche se teoricamente a giugno non dovrei comprare nessun libro. Ma direi di iniziare subito mostrandovi i titoli che ho selezionato. Anche questa volta ho selezionato soltanto 3 titoli, 2 fumetti e un libro. Che il libro ce l'ho da tantissimo, mi è stato regalato tra l'altro da una mia carissima amica, quindi ci tengo finalmente a leggerlo, dato che me l'ha regalato quasi un anno fa. Sono pessima, lo so, sono pessima. Mentre gli altri due sono 2 fumetti, quindi penso che li leggerò nei momenti di calma che avrò questo mese, che è abbastanza movimentato. Partendo subito dal libro, è La storia infinita di Michael Hand. Sì, non ho mai letto La storia infinita, ma in compenso non ho nemmeno mai visto interamente il film, o meglio, l'ho visto quando ero piccola, ma non mi ricordo assolutamente niente. Prima di rivederlo, visto che è un film che appunto, che questa mia amica, a cui questa mia amica è molto legata, così come è molto legata al libro, ci tengo a rivederlo, visto che lei me lo consiglia sempre, mi chiede sempre se l'ho visto, però prima gli ho detto appunto che volevo leggere il libro e quindi lei me l'ha regalato. Gli altri 2 fumetti invece sono 2 acquisti che ho fatto nel mese di maggio o aprile? Aprile, ok. The Money Man, che è praticamente la vera storia del fratello di Walt Disney, non so nient'altro, non ho voluto sapere nulla. Sono molto curiosa di leggere questo libro sia per quello che è il mio legame con Walt Disney, sia per sapere di più sulla storia dietro Walt Disney e tutto quello che lui ha creato, sia come parchi di divertimento, sia per il cinema, insomma, sono veramente curiosissima, non vedo l'ora di leggerlo. Mentre l'altro fumetto è una graphic novel di cui ho sentito parlare veramente molto bene qui su YouTube, quando era appena uscita, e che ho aspettato fin troppo per leggerla, e sto parlando di Maledetta balena di Walter Chiari. Non so niente della storia, ma mi ispirava tantissimo il modo in cui ne hanno parlato tutti così bene, quindi sì, sarà la prossima lettura. Probabilmente sarà questa la lettura da cui inizierò nel mese di giugno. E quindi sì, questi erano tutti i libri che fanno parte della mia TBR, Wallpap, di questi 2 mesi. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, in quel caso non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace e fatemi sapere qui giù con un commento come sempre se avete letto alcuni di questi libri, se avete altri libri che volete consigliarmi, insomma ditemi anche la vostra opinione, mi fa sempre molto piacere e come sempre vi invito anche a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video ovviamente. Io come sempre vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video, ciao!